Allora, vediamo un'altra storia che ha come protagonista un signore che si chiama Adriano, proprietario di un grand hotel e ridotto sul lastrico da tante vicende avverse, non meno di tutte, certamente equitate. Questa però è una bella storia. Un padre e un figlio che si ritrovano grazie alle difficoltà della vita. Possiamo dire, aggiungere, che è un bel messaggio di speranza, quindi un auguro un po' per tutti. Purtroppo però Randazzi e i suoi sono ancora in giro a far danni. Vediamo in questo servizio che cosa è successo. Non mi nominare il demonio, per favore. Guarda che non sono quattro spicci. Guarda, ne è arrivata un'altra. No. Penso a tutto io, non ti preoccupare. Certo, si levano tutto, qua ci sfrattano. Perdiamo il lavoro. Che strilli. No, un'azienda da mandare avanti, avanti. Non posso stare qua a fare i selfie con te, dai. Che stress. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Allora, non vi ho mai visto, siete nuovi di questo albergo? No, madre, ma abitudine noi a st'albergo. Sì, abitudine, prego. Ma c'è anche la piccolina. È maschietto. Oh, scambiano tutti per femmina. E come si chiama? Quenti. È Valentino? No, è di Roma, come la madre, di testaccio. Bene, E allora buon passeggio, buona giornata. Grazie, gentilissimo. Anche a voi. Grazie, arrivederci. Ma che sorci tu, volanti? Ammi di che brutte facce,